E adesso Lorenzo, è arrivato il momento dell'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un ballerino, coreografo e attore statunitense. Nel 1899 a Oama nasceva Fred Astaire. Figlio di Frederick Austerlitz, un austriaco emigrato a New York, e di Joanna Gelius, di origine alsaziane. Fred era il secondogenito dopo Adeline Mary. Nel 1905 la mamma si trasferisce a New York, dove i figli, che muteranno il cognome da Austerlitz in Astaire, iniziano qui a frequentare la Dance School. Nel novembre di quell'anno esordiscono professionalmente nell'atto Wedding Cake a Keyport, New Jersey. Dal 1910 i fratelli Astaire si esibiscono intensamente con grande successo e dal 1924 nel musical Lady Be Good con loro protagonisti orchestrato da George e Ira Gershwin. Nel 1932 la sorella Adele si ritira dalle scene dopo aver sposato secondo figlio del duca di Devonshire. Da quel momento Fred Astaire continuerà la sua carriera individualmente. Le prime impressioni di produttori hollywoodiani non furono gratificanti per Fred Astaire, distante dai canoni maschili hollywoodiani. La sua corporatura lungo, magro, gli occhi grandi, le orecchie a sventola, il sorriso un tantino rigido sulle labbra, stempiato, difetto, questo che il trucco avrebbe corretto. Però per il suo stile, Fred Astaire riesce ad affascinare il suo pubblico. Il suo stile è un misto di tip-tap, danze di sala e training classico, in grado di rendere le lunghe linee del suo corpo sempre pulite e armoniose, trovandosi a suo agio soprattutto vestendo il frac, avendo in testa il cappello a cilindro e nella mano l'immancabile bastone di cui si serve per le sue più sfrenate esibizioni coreografiche. Esordisce al cinema 34enne nel 1933 interpretando se stesso con il film La danza di Venere. Inaugura un sodalizio artistico con la grande Ginger Rogers, girando numerose commedie musicali durante gli anni 30, fra cui Carioca, Cerco il mio amore, Cappella a cilindro e tantissimi altri. Dopo la fine dell'unione artistica tra Fred Astaire e Ginger Rogers, si ritroveranno ancora 10 anni dopo a recitare insieme per il musical I Berkeley the Broadway. A partire dagli anni 40 lavora per diverse case di produzione, in particolare per la Metro-Goldwyn-Mayer. Nei suoi numeri di danza viene affiancato da diverse attrici dotate di notevole charme, come Rita Hayworth in L'inarrivabile felicità e Non sei mai stata così bella, Judy Garland in Ti amo senza saperlo. In tarda età fornirà altre prove attoriali come elegante caratterista in film non musicali, L'ultima spiaggia e L'affittacamere. Nel 1968 appare nel suo ultimo film musicale Sulle ali dell'arcobaleno di Francis Ford Coppola. Nel 1981 gira il suo ultimo film Storia di fantasmi di John Arvin. Gli venne conferito il premio Oscar onorario e alcuni critici dissero che era il più grande ballerino di tutti i tempi. E adesso alcune citazioni del grande Fred Astaire.
La gente crede che io sia nato in cilindro e in smoking. Un'altra citazione. Il compito più arduo dei giovani di oggi è dover imparare le buone maniere senza che le possano vedere. Fred Astaire morirà all'età di 88 anni nel 1987 a Los Angeles per una complicanza influenzale. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi auguro un buon fine settimana e vi aspetto in tantissimi lunedì prossimo. Un grande bacio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!